Salve a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi nuovo tutorial di questo modulino, ve lo mostro subito. Si chiama Hop. Non so se si sente in sottofondo tagliare, segare alberi. Alberi no, vabbè, stanno ripulendo gli alberi dopo la raccolta delle olive. Quindi stanno potando in sostanza gli alberi. E niente, io vivo in campagna, quindi magari ci teniamo in sottofondo questo uccellini. Non so se si sentiranno nel video, però boh, c'è un po' di frastuono in sottofondo. Bene, questo è il modulino in questione, quello che noi riprodurremo. Vi dicevo che l'ho chiamato Hop proprio perché nasce in questo momento un po' critico per l'Italia e per molte altre nazioni. Purtroppo la situazione non è delle migliori, ma io sono fiduciosa e sono convinta, pienamente sicura, che tutto tornerà alla normalità. Bene, vi faccio vedere il modulino che riprodurremo insieme. La versione di colori è questa, con un centrale in beige, caffè e latte, non so. E quindi ho utilizzato questa colorazione di Super Duo che sono affini, quindi tonalità di marrone, bronzo, però una colorazione matte. Si chiama Matte Metallic Leather, l'ho presa da pochissimo e mi piaceva variare un po', dare questo effetto un po' variegato. Ops, mi è caduto il cendolino. Bene, qualcuno mi suggeriva di fare degli orecchini, infatti creeremo l'altro per appaiare questo. Questa qualche cosa che non va perché ho messo questa 80 qui e non mi piace. Farei volentieri il cappietto. È perché qui, non so se è visibile, ho dimenticato una perlina, una 110 qui. Aiuto, proprio qui. E quindi io sono molto perfettina, molto precisa, quindi questo comunque andrà distrutto. E faremo la versione definitiva, diciamo, insieme. Poi magari vedrete la foto bellina con il paio perfetto, ma questo sicuramente andrà distrutto. Che dire, niente, penso che possiamo cominciare insieme a creare il nostro modulino. Vi dico l'occorrente, naturalmente, e cominciamo. Allora, le Super Duo che vi dicevo, che sono appunto le Matte Metallic Leather, in questa colorazione qui, ci serviranno delle 80, delle 110 che si sono sparpagliate, delle champagne, le Duracoat Champagne, sempre 110 della Miyuki, le Paisley, rivoletto da 14 mm, e poi non so quale perno utilizzare, sinceramente ero un po' indecisa, avevo provato a montarlo così, ma mi sembrava troppo lunghetto. Ho provato invece questo qui, con lo strass nero, quindi da rifinire ancora, e mi piace di più. Ma siccome c'è il discorso della solina da rifare, io lascerei un attimino in sospeso e poi vediamo strada facendo insieme cosa uscirà fuori. Bene, possiamo cominciare con il nostro tutorial. Per prima cosa dovete infilare sul lago una sequenza di 10 Super Duo alternate da 10-11-0 e poi naturalmente ripassiamo chiudendo a cerchio e annodiamo. Vi risparmio il tempo che io chiudo a cerchio e annodo e ci troviamo dopo. Fatto ciò, ho tagliato l'eccedenza di filo e mi porto ad uscire da una Super Duo. Vado nel foro superiore di questa e inserisco sul lago, aiuto, e inserisco sul lago un cipollotto da 3x4 mm. Sono un po' grossetti, ne prendo uno di dimensioni. Ok, un cipollotto 3x4 mm ed entro nel foro alto della Super Duo successiva. Tiro bene il filo.
Proseguo così inserendo adesso sul lago, scusate, non sul lago, fra queste super duo delle 8-0. Quindi 8-0 sul lago. Ok, in questo modo. Metterò le 8-0 fra tutte le super due, tranne la coppia di fronte a quella in cui io ho inserito il cipollotto. Quindi il cipollotto 8-0, 8-0, 8-0, 8-0. Qui metterò ancora un cipollotto e proseguirò così per tutto il giro. Volevo dire che metterò le 8-0 qui, il cipollotto ancora 8-0, ci vediamo dopo. Ho completato il giro, come potete vedere, ma ho effettuato un giro a vuoto di nuovo dentro le perline appena inserite. È importante che facciate questo giro perché si creerà tensione quando andremo a fare l'ingabbiatura del rivoli, quindi quando andremo a chiudere sul retro, e quindi è importante per evitare che il filo possa rompersi, si creerà un po' di tensione, quindi ve lo consiglio vivamente. Adesso cosa facciamo? Stiamo uscendo da un cipollotto, è un passaggio molto semplice, andremo a inserire 3 roccaglie 11-0, io sto utilizzando la colorazione Black Jet, e dentro semplicemente nell'8-0 accanto, in questo modo. E faccio così per tutto il giro, quindi un giro in questo step, in questo giro andremo ad aggiungere 3 11 0 in tutti gli spazi che abbiamo, e anche tra 8 0 e cipollotto metteremo sempre 3 roccaie 11 0, e ci vediamo dopo come al solito. Inserisco insieme a voi le ultime 3 e entro nel cipollotto. Sto uscendo dal cipollotto e adesso entro nella prima e nella seconda roccaia delle perline inserite in precedenza ed esco quindi, come vedete, dalla centrale. Da qui dovremmo fare esattamente la stessa cosa, inserire 3 roccaie 11-0 sempre della colorazione jet ed entrare nella perlina centrale del picot successivo. Il primo passaggio lo facciamo insieme e poi proseguite in questo modo. Fate così senza tirare per adesso il filo e ci vediamo dopo. Sto inserendo le ultime 3 perline del giro. Entro nella centrale e mi porto ad uscire adesso nella perlina centrale della prima tripletta inserita. Da qui sto uscendo da una perlina centrale. Adesso inseriamo sul lago una rocaglia 11-0 ed entriamo nella centrale della tripletta successiva. Quindi esco da qui ed entro qui in questo e si prosegue semplicemente così per tutto il giro. Non stringete adesso, stringeremo solo quando avremo posizionato il nostro rivoli. Quindi direi che possiamo continuare e ci troviamo come al solito dopo. Inserite tutte le perline, dovremo piano piano stringere la lavorazione, ma sempre dopo aver inserito il rivoletto capovolto. Quindi qui abbiamo la gabbietta, mettiamo i rivoli e stringiamo piano piano. Stringiamo fino a quando si posiziona bene, perfettamente al centro. E piano piano entriamo quindi col lago tante volte all'interno delle perline dell'ultimo giro fino a quando abbiamo proprio fissato bene i rivoli e non si muoverà più. Facciamo questa procedura, ci troviamo alla fine per poter cominciare a concretizzare il modulino in senso stretto. Questa è solo l'ingabbiatura che abbiamo fatto per il momento e ci vediamo dopo. Ho stretto l'ingabbiatura,
La nostra gabbietta adesso è bella, ferma, stabile. E che cosa faccio adesso? Prima di spostarmi a lavorare da questo lato, mi sento di darvi un consiglio, che è quello che ho fatto adesso. In pratica, prima di spostarmi con l'ago ogni volta che io finisco un'ingabbiatura, quindi non vale per questo modulo, ma vale in generale, che cosa faccio? Effettuo dei nodini all'interno dell'ultimo giro che ho fatto e poi proseguo con la lavorazione del modulino con gli step successivi. Faccio questo perché non sia mai dovesse rompersi il filo per qualche motivo o dovesse, che so, magari ingarbugliarsi oppure abbiamo stressato molto il filo facendo cuci e scuci, cosa che per esempio a noi creative capita spesso quando dobbiamo creare. Magari il filo è mal ridotto, io decido di tagliarlo, di toglierlo e cominciare un nuovo filo. E allora in quel caso io sono sicura che la struttura dell'ingabbiatura è ferma e stabile, non rischio che si scuccia qualche perlina o qualcosa. Poi vabbè che con i giri che abbiamo fatto comunque è stabile, ma ripeto, non si può sapere mai. Quindi io mi muovo in questo modo. Fatto questo, che cosa facciamo? Ci muoviamo diagonalmente, quindi momentaneamente sono da una perlina a caso del modulino dal basso, mi porto verso una 80. Adesso semplicemente fra una 80 e l'altra creo dei picot. Creiamo dei picot con tre roccaglie. Io adopererò delle roccaglie. Faccio jet, una champagne, quindi quella centrale la metterò champagne e poi l'altra jet. Tre perline sul lago, entro nella 80 successiva in questo modo. Farò lo stesso per ogni spazietto fra le 80 e farò lo stesso fra la 80 e il cipollotto. Quindi proseguite così aggiungendo le tre roccaglie per tutto il giro. E continuiamo insieme da questo, quando avremo completato tutto il giro, proseguiremo per lo step successivo. Bene, dopo aver inserito le tre roccaglie, quindi aver creato questi picot, ho fatto un giro a vuoto per rinforzare questo passaggio e mi trovo adesso ad uscire da una roccaglia del picot, non la centrale, una laterale, va bene la prima o la terza, perché adesso andremo a inserire ulteriori tre roccaglie fra queste due roccaglie, fra questi due picò in sostanza, e lo faremo per tutto il giro, anche sopra questo cipollotto, quindi tra questa roccaglia e l'altra, inseriremo tre 11-0. Non vi preoccupate se verranno un po' lente, poi verranno strette dopo nella lavorazione. Quindi comincio con l'inserire nel lago 3110, sto utilizzando le jet per questo passaggio. In realtà nel modello che avevamo fatto avevo utilizzato più lo champagne, dato che quello lo devo comunque distruggere, sto provando a mettere più nero stavolta. In pratica ho invertito i colori, quindi se poi vi piace più quella versione, sapete che dovete invertire i colori. Dove io adesso sto mettendo il nero, prima era champagne, dove era champagne e nero, quindi semplicissimo, eventualmente adattare i colori per ottenere quell'altro risultato. Qui inseriamo adesso una 15-0. Jet, quella centrale la faccio a contrasto in pratica e un'altra ed entro sempre nella base del picot successivo nella perlina laterale in questo modo. Vi ho fatto vedere pressoché come fare e possiamo continuare nello step successivo dopo che vi siete portati come me a completare tutto il giro. Non vi preoccupate se i picò si abbasseranno adesso, non è un problema. Ci troviamo dopo per lo step successivo. Scusate se a volte faccio delle papere perché mi rendo conto che comunque è difficile tenere
Sempre la stessa linea di attenzione mentre si lavora, a volte capita che mi distraggo un attimino e parlavamo. Niente, comunque adesso ho completato il giro e mi porto ad uscire da una perlina centrale del Picot. E qui inserirò due super duo, ma precedute da due rocaie 11-0. Quindi due super duo. Due super duo 11-0, super duo 11-0 e entro nell'altra punta del picco successivo. Qui che ci troviamo nella parte centrale del modulino dove noi abbiamo il cipollotto. Adesso inseriamo la prima Paisley Duo in questo modo, la metteremo così. Quindi entro nella Paisley, metto 3 rocaie 11-0, sempre della colorazione black, jet. Sto facendo l'inverso di quello, quindi vediamo come viene. Mal che vada scucio, non è un problema. Ed entro nella base, quindi del picot che abbiamo costruito sul cipollotto, da questa perlina qui. Non nella centrale, ma nella base. E tiro il filo. Stessa cosa, ma inversa. Entro nella perlina adiacente a quella centrale. E adesso vado a posizionare la mia Paisley, la metterò in questo senso, quindi entro, metto sul lago 3 rocaie 11-0 jet, 1, 2 e 3, ed entro nel foro successivo e mi porto. Entro nel foro successivo, ve lo faccio vedere. Mi porto adesso col lago nella punta di questo picot, del picot che abbiamo immediatamente dopo. Ah, che è messo a fuoco. Ok. Tiro il filo. Proseguiamo con l'inserimento delle super duo fra le punte. Faremo invece la stessa cosa per quanto riguarda la parte sottostante. E fatto questo step, ci troviamo per il prossimo per farlo insieme. Bene, ragazzi, abbiamo inserito le super duo, le 11-0 e le Paisley giù in basso che mancavano. Io ho effettuato un altro giro a vuoto e adesso mi sono portata ad uscire da una super duo. Adesso che cosa facciamo? Entro nel foro alto della super duo in questo modo e andrò a costruire un picot qui tra queste due super duo. Il picot lo faremo con due rocaie jet, quindi una champagne, rocaie jet, rocaie champagne e rocaie jet. E quindi entro nel foro superiore della super duo adiacente. Tiro bene il filo e avrò costruito quindi il mio primo picot. Nello spazio fra queste due invece, quindi nelle coppie, metterò la tripletta. Fra le due coppie inserirò invece un cipollotto 3x4 mm, in questo modo. E lavoreremo così. Quindi, picot con rocaille, champagne e jet alternata.
Cipollotto. Quindi altro picò. Trovandomi in prossimità della Paisley, qui, inserisco sul lago una rocaille 110 della colorazione Jet e tre rocaille della colorazione Champagne. E mi metto nelle rocaille successive che incontro. In questo modo, quindi si verrà a formare un archetto. Io ho perso una. Mi sarà caduta. Torno indietro subito, scusate. Rimedio. Ecco qui, sono quattro champagne e una jet. E mi metto, abbiamo detto, nelle rocaille successive, in questo modo. A questo punto io non esco dall'ultima però, ma dalla penultima. Ho sbagliato anche qui. Ok. Riprendiamoci, ricomponiamoci. Quindi, dopo il picot, inserisco una rocaille del colore diverso più 4, quindi sono 5, 11, 0 in tutto. Mi metto nelle rocaille che incontro ed esco dalla penultima. Esco dalla penultima. Qui a questo punto inseriamo sul lago le altre paisley. Dobbiamo fare la punta. Dobbiamo creare questo gioco qui con le Paisley, quindi mi occorre adesso inserire le Paisley. Le inseriremo in questo modo. 1 e 2. Quindi stessa identica cosa da qui. Ops, le ho inserite male. Non mi ero accorta. Quindi Paisley così. E entro nella seconda e nella terza rocaille successive e tiro il filo in questo modo. Adesso proseguo con l'inserire sul lago 4 rocaille 11 0, quindi 1 2 3 4 rocaille 11 0 più una 11 0 jet. Ed entro nel foro alto della Super Duo immediatamente dopo, in questo modo. Man mano che noi lavoriamo, il modulino si dispone bene in tensione, quindi tutte queste perline che in questo momento sono inarcate, sono molto morbide, risulteranno più stabili, più salde. Allora, qui facciamo i picot e proseguiamo, direi, individualmente fino a trovarci in questa parte qui. Direi che non devo aggiungere nulla, sì, potete proseguire tranquillamente e ci troviamo qui. Ma quanto mi piace questo modulino, guardate qui come già prende forma. Qui dobbiamo procedere allo stesso modo di qui giù, quindi prenderemo una 110 jet e qua, ah, non l'ho presa. Una 110 jet, sono tutte piccole e grosse e metteremo sul lago 4 champagne. Aiutami, si sono attaccate anche le dita, prendo questa. Quindi, una jet, quattro champagne, entro stavolta in tutti e tre. E avrò formato l'archetto. Così. Qui metto sul lago stavolta. Un attimino che controllo. Bene, inseriamo sul lago 3, 110.
Io l'ho già presa. Una champagne, un oggetto, una champagne e ci mettiamo quindi col lago all'interno delle tre roccaglie successive. In questo modo c'è il sole della finestra alle spalle, quindi forse si vede troppo luce. Ok, adesso proseguo con l'inserire 4 roccaglie, 11 0 champagne e una di colorazione jet per fare la stessa cosa qui. Quindi entro nella prima super duo che incontro. Adesso con l'ago scendiamo giù fino a questa perlina qui e poi proseguiamo insieme. Bene, giunti qui nella parte bassa del modulino, nell'ultima rocaille champagne che abbiamo inserito nel giro precedente, cosa facciamo? Inserisco sul lago una 110 jet e una 150. Non ve l'ho detto forse all'inizio, ma ne useremo veramente pochissime, credo soltanto qui, a meno che non li impieghi anche per fare il cappietto. Quindi 110 e 150 sul lago e ci portiamo nel foro. Nell'altro foro della... Vabbè, ciao. Sono entrata in questo foro, esco dall'altro foro logicamente e inserisco sul lago adesso il cipollotto. Entro nell'altro foro dell'altra Paisley. Altra 15-0 e altra 11-0. Ed entro nelle champagne. A questo punto salgo su col lago, mi muovo a vuoto, stacco il video e ci troviamo per lavorare insieme in questa parte. Trovandomi qui, proseguo per il centro, quindi quella perlina jet centrale e vado a costruire una crocetta con due perline champagne, quindi una champagne, una jet o jack come l'ho soprannominato adesso e un'altra champagne. Faccio la crocettina, la ripasso più di una volta, naturalmente. Più la ripasso, più è stabile. E già che ci sono, uscendo da questo lato, uscendo da questo lato, vado a inserire sul lago due, no, tre roccaglie della colorazione sempre jet 1, 2 e 3 ed entro nella seconda jet che trovo in questo modo. Ritorno quindi indietro, ripassando nuovamente da questo lato. Cerco di andare veloce così non stoppo il video. Giunto in prossimità della punta, quindi uscendo dal foro di questa Paisley, mi sono portata in basso a vuoto, aggiungo sul lago 7 rocaglie, ne ho messe 3 jet e quella centrale champagne e praticamente mi riporto di nuovo su, lo faccio a telecamera spenta e poi cerchiamo di costruire quest'altra parte qui, il cappiettino.
Bene, mi trovo col lago esattamente qui, nella seconda rocaia jet, e vado ad aggiungerne tre adesso, sempre tre rocaie 110 jet, per completare. No, vabbè, queste rocaie proprio. Entro nel centro della crocettina. In questo modo. E adesso vi spiego come proseguire, perché lo faremo a telecamera spenta. Mi porterò nuovamente qui verso il basso, ripassando a vuoto. Qui salterò la perlina centrale, quindi evidenzierò la punta. Questa diventerà più sporgente. Salirò, costruiremo il cappiettino e il nostro modulo sarà così finito. Procediamo, ci vediamo dopo. Stavolta ci siamo portati nella parte alta, esattamente in questa perlina, quella che precede quella centrale. Qui aggiungiamo sul lago 4 roccaie 110. Prendo queste che sono un po' sparse. E mi metto non nella centrale, ovviamente, ma nella seconda perlina. Sfruttando l'occasione di trovarmi al di sotto della crocetta, cosa faccio? Scendo col lago attraverso queste perline e giro in tondo, attraverso queste perline per rafforzare la mia soletta. Aspettate, ok, quindi faccio questo movimento così, così. Fino a rafforzare la soletta e così poi posso tagliare il filo. Non è il mio caso, io ce l'ho già al limite, quindi lo devo purtroppo sostituire adesso per fare un lavoro, diciamo, più carino. Ho notato che a differenza della versione, un attimino stacco l'ago, della versione precedente, questa risulta leggermente più grande. Ciò è dovuto al fatto che queste roccaie 110 nere sono mastodontiche, veramente giganti. Quindi mi hanno portato il lavoro, guardate qui, sono proprio cicciotte e sono stata attenta a prendere le migliori. Io ho comprato delle rocaglie Miyuki, sono stata attenta, non sono delle Toho, però sono molto molto grandi. Di conseguenza il lavoro è risultato un po' più grandicello, ma non male. Io stacco il video qui, sostituisco il mio filo, cambio tutto, lavorerò questa parte e poi ci troviamo alla fine con l'orecchino montato con la monachella. Bene, come potete vedere, il modulino è completo, è rifinito in ogni sua parte. Spero che il video non sia risultato noioso, che sia stato tutto molto chiaro. In ogni caso, resto a disposizione per qualunque chiarimento. Un abbraccio e al prossimo video.